Vorrei tornare alle capannelle per rivivere un po' la corsa di Unique Diamond, che è stata una vera apoteosi ed è il vero motivo di attualità di questo periodo. Abbiamo visto un 5 anni pimpante dominare gli avversari con estrema disinvoltura. E come si tira fuori il massimo da un cavallo di 5 anni? Lo chiedo a lei, che è uno degli allenatori italiani più significativi, ma lo chiedo a lei anche perché, come ha ricordato, ha studiato veterinaria, quindi conosce bene i cavalli, l'età dei cavalli. Ma oddio, ogni cavallo, per carità, bisogna interpretarlo. Sottolineo il fatto che io qui una volta, appunto, come allenatore della razza dell'Ormo, ero fuori capannelle. Quando sono tornato qui, adesso collaboro con Maria Rita Salvioni, Maia Salvioni, come ha detto lei, e i cavalli li alleniamo insieme, per carità. E quindi le decisioni su come allenare i cavalli le prendiamo insieme, questo sia ben chiaro. Il fatto di Unique Diamond è venuto, diciamo, piano piano, perché lui ha cominciato a correre a 3 anni. E, a 3 anni era un fisico mingherlino, era carino, ma non era niente di eccezionale. Piano piano, naturalmente, a 4 anni ha cominciato a crescere fino all'inverno scorso, dove piano piano è diventato cavallo e ancora sta continuando a crescere. E, ripeto, prima era un cavallo normale, più piccolo del normale, adesso è un cavallone. E sta veramente andando piano piano verso non si sa quando, speriamo che arrivi sempre, sempre di più. Ma il fatto è che lui d'inverno, l'altro anno, era andato più forte che l'estate. E quest'anno uguale, piano piano sta andando sempre più forte, con queste ultime due affermazioni, questa del Roma Vecchia, che è veramente stato una cosa eccezionale, perché mentre Marcelli si girava e fermava, gli altri andavano ancora più indietro, cioè lui faceva il canter e se ne andava. È stato veramente bello.